bivongese Mario Toscano è nel gota dei fisarmonicisti. Oggi rappresenterà l'Italia nel 10° incontro international de Accordeon do Rio de Janeiro in Brasile, cui parteciperanno fisarmonicisti provenienti da tutto il mondo. Un progetto internazionale giunto alla 10ª edizione che presenta solo 20 musicisti che eseguiranno un solo pezzo con la finalità di offrire uno scambio culturale musicale con ritmi provenienti da varie etnie e far capire e conoscere i suoni che esprimono questi talenti. Siamo con il maestro Toscano, così come conosciuto nel mondo, nell'arte della musica. Siamo con degli amici. Ecco, Mario Toscano si appresta a recarsi in Brasile per presentare. Io sono invitato in Brasile 19 e 20 di ottobre all'incontro internazionale do Accordeon Brasileiro, un incontro internazionale dei grandi fisarmonicisti del mondo, e rappresenterò l'Italia. Sono l'unico rappresentante dell'Italia. Ma lei fa dei passaggi anche in Argentina? Sì, poi quindi tornerò in Argentina come sempre, quindi ho fatto qualche concerto a Cordova, a Rio de Janeiro, a Rio de la Plata, sono alla Plata, a Buenos Aires, Paraná, Entre Rios, sono stato invitato a tante televisioni, tanti. Ho visto che lei ha avuto un premio molto ambito da tanti musicisti, da tanti fisarmonicisti, un premio che ha avuto, mi pare, un paio d'anni fa. Sì, a Recuaro Terme, dove c'è il museo delle impronte dei grandi fisarmonicisti del mondo, ho avuto il premio La Stella CE, che corrisponde quasi come a un Oscar. E La Stella CE, grandi accordionisti del mondo. Ecco, sappiamo che ha lavorato anche sulle navi. Ha lavorato molto sulle navi, si è fatto conoscere, ha portato avanti, possiamo dirlo, lei di Bivongi, possiamo dire. Ha scritto qualche suo pezzo, sì, per la fisarmonica. Sì, come questo, per esempio, che avevo dedicato al maestro Pregadio quando suonavo con lui. Ma lei ha suonato anche col maestro Pregadio? Sì, per qualche anno, sì, fatto parte dell'orchestra. Quindi ha dedicato questo pezzo? Sì, perché come scherzava sempre con me, dico, ma ti scrivo una cosa. Infatti questo pezzo si chiama L'Appetit, perché io scrivo molto in francese, la piccola valse per un grande maestro. Ma l'ha ascoltato il maestro? Sì, gli avevo dato la partitura. Quindi ha girato anche con il maestro Pregadio? Sì, per qualche anno, un paio d'anni mi pare, quando ero rientrato in Italia, 98-99, non mi ricordo. Che poi. Ritornando alle navi, cosa attirava di più? La musica che attirava, a cui piacevano questi che viaggiavano, questi turisti? No, io ho un repertorio francese, americano, cioè internazionale. È un pezzo francese poco, possiamo ascoltarlo, sì, un pezzettino. Uno di quelli che si conosciutissimo, ma possiamo fare, non so, La Mer. Mario Toscano, in continua tournée per il mondo, ha fatto una visita al suo paese natio e ha voluto girare una piccola clip da aggiungere nel suo album prima di recarsi a Rio de Janeiro. Il est rentré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la juré. La vie dès que je t'aperçois, alors j'ai sans amour mon cœur qui bat. Certamente Mario Toscano in questo momento è l'ambasciatore bivongese della musica nel mondo.